Dammi il via quando vuoi. Ci siamo pronti, siamo partiti. Buongiorno a tutti. Martedì 23 ottobre è il momento di lanciare la nostra top 10. Siamo al Senato. Tanto per cambiare, anche questa settimana l'agenda dei lavori del Senato non è particolarmente ricca di impegni, perché il governo annuncia un sacco di decreti, poi in realtà non ne arriva uno. Cioè, noi non sappiamo dov'è la manovra, la legge di bilancio, dov'è? Non c'è, fisicamente non c'è. C'è un obbligo di legge che imporrebbe al governo di presentare la manovra con tutti gli articoli, i codicilli, gli emendamenti da parte del Parlamento entro una determinata cifra, ma nessuno sa che fine ha fatto. Allora siamo qui al Senato, approfittiamo di questo spazio di tempo che abbiamo per fare una brevissima top 10, le 10 notizie più interessanti della settimana, quelle più tristi, quelle più belle. Parto da un'immagine che considero l'immagine più bella della settimana, ed è l'immagine che viene dall'Olanda. Una bambina, la figlia di un maratoneta, di un campione della maratona, Michael Butter, si avvicina al suo papà, al suo padre, al suo babbo, al termine della maratona, lo vede disteso in terra, triste, stanco e provato dalla maratona. Chi fa la maratona sa che cosa significa tutto questo, e gli si avvicina dandogli dei bacini, cercando di farlo guarire, esattamente come chissà quante volte altre quel padre avrà fatto con lei. È un'immagine molto bella, visto che poi avremo da citare anche delle immagini un po' meno belle. Vorrei che la notizia numero 10 fosse questa immagine della maratona olandese e del campione abbracciato, in qualche modo coccolato dalla figlia. Notizia numero 9, una notizia triste: è morto Gilberto Benetton, e immediatamente la rete ha iniziato a sparare le più incredibili assurdità. Non la rete, alcuni dementi che stanno in rete, alcuni squalli di sciacalli. Io vorrei che la memoria di un uomo come Gilberto Benetton fosse ricordata per quello che Gilberto Benetton è stato: un grande imprenditore italiano che, insieme a dei fratelli, venendo su dal niente, ha costruito una storia di successo incredibile. Ed è evidente che tutti noi abbiamo nel cuore e negli occhi ancora le immagini di Genova, del disastro del Ponte Morandi, su cui è presumibile che i magistrati porteranno a processo Autostrade e i responsabili del crollo, ed è doveroso che chi ha sbagliato venga punito. Trovo però francamente squallido che nel salutare un grande italiano, un veneto che ha scritto una pagina importante della storia dell'economia italiana, non si riconoscano i meriti che Gilberto Benetton ha avuto. Io sono stato con lui da presidente del Consiglio a Treviso, nell'impianto che ha donato lui con i suoi fratelli alla città per fare sport, per educare all'attività motoria, per insegnare ai bambini a muoversi fin da piccoli, e credo che così mi piace ricordarlo. Poi, naturalmente, tutti noi speriamo che sia fatta giustizia rapidamente su Genova, ma vorrei anche dire con molta chiarezza che i commenti che ho letto in queste ore su Twitter e sui social sono semplicemente indecorosi. Tutti mi hanno detto: ah, ma non ricorderai mica, perché se no poi ci sono le polemiche. Io ricordo Gilberto Benetton come un italiano che ha fatto tante cose, alcune condivisibili, altre meno. Ma la passione con cui quella famiglia ha costruito dal niente una grande realtà di successo va incoraggiata e sottolineata. E questa è la verità. E la verità per me è più grande di qualsiasi fake news e di qualsiasi facile odio ex post. Quindi le condoglianze alla famiglia di Gilberto Benetton. Ottava notizia, la Leopolda. La Leopolda è stata un trionfo,
anche oltre le mie aspettative. Molti dicono: ah, Matteo, ma era ovvio che la Leopolda andasse bene. Ma che? Oh, ma di che parliamo? Io non pensavo che ci fosse tutta questa gente straordinaria, il doppio delle prenotazioni, oltre 35.000 persone che si sono pagate il biglietto per venire a Firenze, che si sono pagate l'albergo, che in alcuni casi ci hanno anche mandato a quel paese dopo perché non sono riuscite a entrare. E me ne dispiace, ma non è che potevamo fare un bel abuso edilizio per allargare la Leopolda. E che siamo? Stiamo mica a Ischia noi. Il problema è che il grande successo della Leopolda non può rimanere come un elemento soltanto di rivalsa o di rivincita. Trovo dal giorno successivo un sacco di amici che dicono: avete visto? Ci dicevate che eravamo morti e invece siamo più vivi che mai. Sì, ragazzi, ma non basta questo. Io penso che una delle cose fondamentali della Leopolda sia cercare di far esplodere un grande fuoco dalla scintilla che abbiamo avuto in questi 3 giorni a Firenze, e cioè di far partire il più possibile i comitati ritorno al futuro. Comitatiritornoalfuturo.it è il sito che Ivan Scalfarotto ha spiegato nel corso della 3 giorni, e che sono l'occasione per stare insieme, non per un'elezione, non per un congresso, non per una primaria, non per una corrente, ma per condividere dei valori e degli idee. Si può fare politica anche pensando soltanto alle idee, ai valori e agli ideali. E forse una delle cose più belle della Leopolda è stata proprio il fatto che c'era la sensazione che quelli che in passato venivano in Leopolda solo per interesse, stavolta non c'erano. Non c'era neanche mezzo sgabello da agognare in Leopolda 2018, perché c'era soltanto tanta gente che aveva voglia di condividere i propri sogni, avere i sogni come fari, per utilizzare le parole di De Gregori e Elisa in una bellissima canzone, Quelli che restano. Ecco, il fatto che non ci fossero gli aspiranti poltronari ci ha permesso di fare una Leopolda particolarmente vera. I comitati Ritorno al Futuro, vi prego di andarci, cliccare, metterli in piedi, magari con un proprio vicino di casa, con un compagno di lavoro, un collega di lavoro. I comitati e il Ritorno al Futuro servono esattamente a questo, a tenere viva la scintilla, a tenere viva l'attenzione, e a dire che noi non ci rassegniamo a un'Italia fatta di mediocrità, fatta di compromessi. Ho detto che il condono, citando Ischia, perché questa è la settima notizia, il Parlamento, non il Senato ma la Camera, stavolta, questa settimana, inizia, se ho capito bene, l'esame del decreto Genova. E naturalmente nel decreto Genova c'è un emendamento, cioè non un emendamento, un articolo vero e proprio che regala il condono edilizio alle case abusive a Ischia. Se non vado errato, è il quarto o addirittura il quinto condono degli ultimi 20 anni. È stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio. Non è il condono della Lega, quello fiscale. Non è il condono di Bagheria voluto dall'amministrazione comunale del Movimento 5 Stelle. È il condono di Ischia sul quale da anni insiste e lavora Luigi Di Maio. Ora, ci sono due domande che pongo all'attenzione di tutti voi, l'ho già fatto in parte alla Leopolda. Il primo è: ma che ci azzecca il condono di Ischia con il decreto Genova? No, perché francamente si può sostenere tutte le approssimazioni geografiche del mondo, ma Ischia e Genova sono abbastanza lontane. Non importa essere laureati in geografia per saperlo. Secondo punto, ma perché Di Maio insiste tutti i giorni su questo condono di Ischia? Ma c'è qualcuno che si fa questa domanda e cerca di capire come mai quelli che dicevano legalità, 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 onestà, 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 stanno promuovendo un condono da 30.000 abitazioni in una zona peraltro sismica? È la settima notizia che lascio, e che lascio qui come domanda: ma come mai insistono, insistono, insistono? Invece, da un condono all'altro, notizia numero 6, la settimana appena trascorsa è stata la settimana della manina. La settimana della manina ha visto una discussione incredibile, perché prima si è detto che si doveva fare la pace fiscale, poi dalla pace fiscale è diventato un condono, vero e proprio condono, e questo condono
È stato un condono che nel corso di una notte, secondo Di Maio, si è scritto da solo, si è messo in macchina, è andato al Quirinale, anche se poi il Quirinale non risulta, si sarà perso in una delle buche di Roma, probabilmente, ben governata dall'amministrazione di Virginia Raggi, e questo condono ha fatto parlare per 4-5 giorni, temendo alla rottura del rapporto tra Salvini e Di Maio. Ora, Salvini e Di Maio non si molleranno così facilmente perché li unisce la voglia di poltrone. Ma il condono c'è, è una realtà. È vero che è stato cancellato qualche elemento, qualche articolo, qualche codicillo della bozza di decreto, perché qui ormai si parla solo di bozze, ma il condono c'è. Se tu hai pagato le tasse, ti dicono Di Maio e Salvini, tu sei uno scemo. Perché? Perché chi le tasse non le ha pagate avrà la flat tax, cioè gli danno il 20% di quello che non doveva pagare e chi si è visto si è visto. Cioè, tu, cittadino onesto, per bene, hai pagato il 100% e ti prendi di scemo. Tu, cittadino che non hai pagato, che hai da restituire allo Stato X, dai il 20% e chi si è visto si è visto. Non c'è che dire, la flat tax Salvini l'ha fatta, ma non l'ha fatta per i cittadini, ha fatto la flat tax per gli evasori. La flat tax l'ha fatta Salvini, ma non l'ha fatta per il futuro, l'ha fatta per il passato. Il primo e unico caso di flat tax per gli evasori al passato. E i 5 Stelle battono le mani gridando onestà, onestà, onestà e votano tutto. Condono edilizio, condono fiscale. Benvenuti nell'Italia della legalità. Naturalmente questo tipo di attività, notizia numero 5, fa preoccupare i mercati, l'Europa, le agenzie di rating. Ci ha bocciato l'agenzia di rating Moody's. Sarà forse colpa del mio carattere? Ci ha bocciato l'Unione Europea, che dovrà verificare di nuovo la manovra nelle prossime ore, ma che ha già detto con chiarezza che non è favorevole alla proposta di bilancio che è stata fatta in questi giorni, comprensibilmente. Ci ha bocciato l'Europa dei sovranisti. Ragazzi, questa è meravigliosa. Tutti a dire: andremo noi in Europa e cambieremo l'Europa. Con chi? Con i sovranisti, i nazionalisti, tutti quelli che dovrebbero essere i nostri alleati in caso di vittoria di Salvini e Di Maio sono i primi a darci delle martellate, giustamente dal loro punto di vista. Presidente di turno dell'Unione Europea è l'austriaco Kurz, che Salvini ritiene un amico, un modello, uno di quelli con cui cambiare l'Europa. Sono 3 giorni che Kurz, tutti i giorni, il cancelliere austriaco dà delle botte all'Italia dicendo: l'Italia non passerà mai la manovra, dobbiamo bocciarla, è una vergogna per gli altri. Cioè, quando sentite dire da Salvini e Di Maio: votateci alle europee perché con i nostri amici nazionalisti cambieremo l'Europa, ci stiamo consegnando a quelli che ci vogliono lasciare soli sull'immigrazione, come ha fatto Orban, e che ci vogliono mazzolare ben bene sull'economia, come ha fatto Kurz. Quindi, amici che credete alla favola, con Salvini e Di Maio forti in Europa, l'Italia sarà rispettata, sappiate che è tutta una balla. Con Salvini e Di Maio l'Italia sarà mazzolata, come purtroppo sta avvenendo. E io lo dico con la morte nel cuore, tant'è vero che ho cercato, credo giustamente, insieme ad altri, di presentare una controproposta. La trovate sui social. A proposito, per chi vuole andare a verificare tutte le pagine della Leopolda, aprite il mio canale YouTube, ci sono tutti gli interventi su Twitter, su Facebook, su Instagram. Abbiamo cercato di caricare molto del materiale per restituire un briciolo di quella energia strepitosa che sentivamo e che toccavamo con mano in Leopolda. Bene, in Leopolda abbiamo lanciato una proposta con Piercarlo Paduan, molto semplice: ridurre un po' il deficit, dimezzare lo spread. Paduan è più prudente, dice ridurlo, non dimezzare. Io sono convinto che si possa ridurre lo spread e riportarlo almeno intorno ai 150. Con noi era 100, eh? A chi ci dice voi non l'avete fatto, con noi era 100 lo spread. E questa proposta è anche disegnata perché tutte le volte diciamo fagli un disegnino, pensando a Toninelli. Ecco, abbiamo fatto un disegnino vero e proprio con le
le notizie, diciamo le caratteristiche più semplici della proposta di legge di bilancio. È, come dire, a prova di ministro, si può tranquillamente leggere, verificare e approvare. Perché purtroppo, piaccia o non piaccia, questa manovra legge di bilancio, per come è stata presentata, Di Maio che sta sul balcone, noi abbiamo pensato alle immagini pessime di Piazza Venezia, di Palazzo, come di Mussolini che si affaccia dal balcone, ma i mercati hanno pensato ai peronisti. Erano i peronisti quelli che si affacciavano dai balconi. Quell'immagine di Di Maio lì non ha fatto venire in mente né Giulietta e Romeo, anche perché so, Di Maio e Casalino non sono Giulietta e Romeo, né il balcone fascista, ma ha fatto venire in mente il balcone peronista. E questo ha portato gli investitori ad avere un argomento in più per fuggire dall'Italia. Dunque c'è una controproposta. Di Maio e Salvini, se volete fare una cosa utile per il paese, prendetela. E immediatamente si riduce lo spread e si abbassano le tasse. È la notizia numero 5. Andiamo alle ultime 4 rapidamente. La quarta riguarda il presidente della RAI. L'ho detto alla Leopolda, lo ridico qui perché nessuno ci fa attenzione, ma siccome in tanti dicono che non c'è opposizione, si sappia che c'è un senatore dell'opposizione, circondato da migliaia di altre persone, da decine di altri parlamentari, da centinaia di amministratori, che sta dicendo da qualche giorno, da qualche settimana, che non soltanto l'elezione del presidente della RAI, FOA, richiede la verifica delle schede, che il presidente Fico e la presidente Casellati stanno incomprensibilmente negando. La verifica. Non sono quelli della trasparenza. Noi abbiamo ragione di credere che vi siano dei segni sulle schede. Vediamo. Se stiamo sbagliando, meglio. Siamo tutti più contenti. Se non hanno dubbi, perché non aprono le schede? Ma c'è un punto che è molto più grave, ancora più grave, che il presidente della RAI, nominato con una funzione di garanzia, il presidente FOA, ha pensato bene di insultare e di offendere gli europarlamentari del PD dicendo che sono finanziati interamente, entirely, gli eurodeputati, dal finanziere Soros. Interamente finanziati dal finanziere Soros. Siccome questo non è vero, noi siamo per fare una cosa molto semplice, la denuncia a FOA. Lo dico qui, da Palazzo Giustiniani. Se qualcuno pensa che ci sia chi ha paura di dire in faccia, guardando negli occhi, che noi non ci fermiamo di fronte alle vergognose dichiarazioni del presidente della RAI, bene, quel qualcuno viene smentito. Possono non invitarmi più ai talk show della RAI se vogliono. Possono farmi la fatwa, l'ordine, l'editto bulgaro per dire mai più in televisione Renzi perché sta parlando male della RAI. No, io sto parlando bene della RAI, la più grande agenzia educativa del paese, ma sto dicendo che il presidente della RAI ha detto una cosa vergognosa della quale deve rispondere e deve rispondere di fronte a un tribunale. Nel frattempo, a proposito di risposte davanti al tribunale, notizia numero 3, notizia personale, mi scuserete, mio padre, Tiziano Renzi, ha portato in giudizio con un'azione civile alcuni giornalisti del Fatto Quotidiano, anche altri, ma è la prima di una lunga serie di cause di azioni civili. Noi abbiamo sempre detto il tempo è galantuomo, fiducia nei magistrati. E ieri il giudice di Firenze ha condannato Marco Travaglio ed altre persone del Fatto Quotidiano a pagare una cifra di 95.000 euro a mio padre, riconoscendo che il contenuto di questi pezzi del Fatto Quotidiano evidentemente ledeva l'onore e la reputazione di mio padre. Insomma, 95.000 euro che Marco Travaglio e una sua collega giornalista e il Fatto Quotidiano dovranno dare a Tiziano Renzi. E fin qui è una notizia che non ha molto da chiedere, diciamo, non ha molto da esigere in termini di commenti.
bisogna smettere con il metodo di dire cose false, perché se si dicono cose false, prima o poi la verità arriva e il tempo è galantuomo. Però la cosa più incredibile è vedere i commenti oggi sui social del Fatto Quotidiano, ieri più correttamente, che dicono: uno, che non ho sottolineato come vi sia l'obbligo da parte di mio padre di pagare le spese legali per il fattoquotidiano.it nella misura, leggo, di 13.000 euro. Quindi è vero, mio padre non deve avere 95.000 euro, ma 95.000 meno 13.000 di spese legali sono 82.000 euro. E sono tutti contenti di questo. Per cui, se sono contenti che devono dare 82.000 euro a mio padre, contenti loro, contenti tutti. E il modo con il quale è stata riportata la notizia. Cioè, ieri è accaduta una cosa: Travaglio è stato condannato. Punto. Il condannato Travaglio. Tutto il resto, come avrebbe detto il poeta, è noia. Naturalmente nulla restituirà a mio padre quello che ha patito e passato in questi anni. Penso che per i prossimi anni lui avrà molte cause da fare e da ricevere, passerà in tribunale presumibilmente i prossimi anni, però si parte dal dato di fatto, e cioè che il 22 ottobre del 2018 Marco Travaglio è stato condannato. Punto. Penultima notizia, la numero 2, e qui ragazzi siamo in una condizione impressionante, perché siamo, verrebbe quasi voglia di dire, sparare sulla Croce Rossa. Mi riferisco al Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio si chiama Giuseppe Conte e ne tira fuori una alla settimana, non soltanto perché, complice la disattenzione di molti autorevoli commentatori, nessuno sta notando che sul concorso del professor Conte le dichiarazioni che il suo maestro giuridico Alpa ha rilasciato a Repubblica in un'intervista di qualche giorno fa sono dichiarazioni che di fatto fanno capire che Conte ha mentito o sul curriculum o sul concorso. Scelga lui. O ha mentito sul concorso o ha mentito sul curriculum, una delle due. Ma la cosa più preoccupante è che il presidente del Consiglio Conte ieri è andato a parlare alla stampa estera e ha pensato bene di avere un tono sussiegoso nei confronti della stampa estera, dicendo: vorrei capire chi in Europa in questi anni ha accolto più di 600.000 migranti, perché è vero, l'Italia ha accolto più di 600.000 migranti, perché noi abbiamo fatto di tutto per salvarli in mare, quelli che stavano affogando, perché noi non rinunciamo all'umanità, è vero, noi abbiamo fatto questo. La responsabilità è della crisi in Libia, della guerra in Libia, di chi l'ha fatta, di chi l'ha voluta e della mancanza poi di presenza internazionale. Poi l'azione del ministro Minniti e di altri hanno messo un blocco alle partenze, ma è vero, ha ragione Conte, 600.000 persone sono state accolte in Italia. Quando Conte domanda: scusate, ma c'è qualcuno che sa quali altri paesi hanno accolto 600.000 rifugiati? Ditemi un altro paese che ha accolto almeno 600.000 rifugiati. E tutti i giornalisti, guardandolo con la faccia anche direi compassionevole, gli hanno detto: la Germania ne ha accolti più del doppio. Ecco, andare a fare le figuracce davanti alla stampa estera è la dimostrazione che bisogna padroneggiare i dossier. Quando Conte dice l'Italia era in recessione, con la nostra manovra tornerà alla crescita, ci vuole qualcuno, Casalino, qualcuno lì intorno, un consigliere economico che gli dica: ehi, prof, fermati, l'Italia era in recessione fino al 2014, quando con una serie di manovre più o meno apprezzate da parte vostra, l'abbiamo presa dal segno meno 1,7 e l'abbiamo portata al segno più. Abbiamo fatto un disegnino anche di quello col professor Fortis. Tutte le considerazioni di chi parla di argomenti che non conosce, come purtroppo fa Conte sulla recessione e sui migranti, squalificano l'Italia agli occhi dei giornalisti stranieri. Ma la palma d'oro della migliore, anzi peggiore notizia di questa settimana la do a lui. La do a Beppe Grillo. Mentre noi eravamo in stazione Leopolda a raccontare della legge sul dopo di noi, della legge sul terzo settore, mentre noi eravamo a discutere del più e del meno sul futuro dell'Italia, Beppe Grillo ha pensato di insultare
le famiglie dei malati, delle persone che vivono disturbi, in particolar modo disturbi dello spettro autistico, che, come sa bene chi ha frequentazioni con nostri amici, fratelli, concittadini che soffrono di questi disturbi, sono molto difficili anche da sintetizzare. L'autismo non è una malattia. I disturbi dello spettro autistico presentano una serie di diversità, di difficoltà, e il compito principale che hanno le famiglie che hanno un bambino autistico, il primo compito è quello di rifiutare le discriminazioni, è cercare di far capire a quei bambini e ai bambini della scuola, della classe che stanno con lui, che quel bambino ha diritto di essere insieme agli altri, di non essere messo da parte, di non essere preso in giro. Io vorrei dirvi che il fondatore del primo partito italiano, perché il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni, è il primo partito italiano, il pregiudicato Beppe Grillo, l'uomo che ha costruito la sua carriera facendosi pagare molte volte in nero e che oggi parla di onestà, può insultare chi vuole se lo ritiene. Ha insultato il presidente della Repubblica francese, il presidente, ha messo in discussione il presidente della Repubblica italiano, ha insultato l'opposizione. A me mi chiama Lebetino, mi insulta da una vita. Io non gli ho mai detto niente, mai mi sono permesso di neanche di querelarlo, nonostante gli insulti che mi lancia tutti i giorni. Ma il signor Beppe Grillo, quando insulta e prende in giro un bambino che soffre di disturbi legati allo spettro autistico, il signor Beppe Grillo fa schifo. È una persona che si deve vergognare. E chi in quella piazza batteva le mani, applaudiva e sorrideva, dovrebbe, tornando a casa, riflettere su quanta schifezza ha prodotto e ha trasmesso a quelle famiglie. Per tutti questi motivi, credo che il Movimento 5 Stelle ha fatto benissimo a prendere le distanze dalle parole di Grillo su Mattarella, ma avrebbe dovuto prendere le distanze soprattutto sulle parole di Grillo contro i malati e le famiglie che soffrono. Perché insultare il Presidente della Repubblica è una vergogna, ma paradossalmente insultare un bambino che soffre di disturbi allo spettro autistico è una vergogna ancora più grande. Ciao.